Eccoci alla seconda parte, entriamo in Toscana. Dunque, come avete sentito dall'intervista del sindaco di Rio Marina, sembrerebbe che all'Elba, e partiamo dall'Elba questa sera, se mi concedete, la situazione è sotto controllo, 8 i casi attivi, tutti all'ospedale di Livorno. Per quello che riguarda la situazione di Rio Marina, parrebbe, come ha detto il sindaco, situazione sotto controllo. Dunque, poi c'è una bella notizia, la campagna di aiuto per l'isola d'Elba, che è iniziata sotto la legge di Dammi il 5, contributo di solidarietà, è arrivato a oltre 100.000 euro, obiettivo raggiunto, una cifra straordinaria che gli organizzatori stessi, ed è partito tutto dall'acqua dell'Elba, non avevano mai immaginato all'inizio di questa raccolta fondi, denominata poi Con il mare nel cuore. Grande la generosità degli elbani, degli amanti dell'isola d'Elba, di tutti i nostri amici, che ha consentito di raggiungere prima della scadenza fissata ipotetica al 19 di aprile questo grande risultato. Con parte della cifra raccolta è stato ordinato il primo ventilatore polmonare, secondo le indicazioni fornite dall'ospedale di Portoferraio, che nel frattempo sta anche predisponendo la lista delle attrezzature di supporto per questo momento di emergenza. A Marciana Marina tutti i negativi controlli, anche nella casa di riposo di Santa Caterina, e dunque un altro dato positivo. A Marina di Campo la giunta ha acquistato 2000 mascherine e le sta distribuendo agli abitanti. Arrivano le notizie, dunque, sotto osservazione. Torniamo nella costa. La situazione in costa di Adema, che è ormeggiata a Piombino con 1200 persone imbarcate, dei quali ci sono 164 membri dell'equipaggio, in 164 sono risultati positivi, a 15 sono stati fatti anche i primi tamponi, altre due sono state ricoverate in ospedale, uno a Livorno, l'altro a Grosseto. E torniamo a darvi infine le notizie della nostra regione. 154 nuovi casi, ieri erano stati 175, bravi, continuiamo così, ogni giorno il calo di questi numeri. Contagiati totali 6.001, i ricoverati con vari sintomi 1.116, isolamento domiciliare per 3.900, terapia intensiva 279, casi positivi totali 5.301. Purtroppo ieri c'erano stati 18 morti, nelle ultime 24 ore i morti però sono 25, per un totale di 350. Guariti 106 dalle guarigioni virali, 244 guarigioni cliniche, 350, e dunque sia i morti che i guariti vanno ad equipararsi, 350 di qua, 350 di là. Tamponi che sono stati rilevati positivi 6.000, 2.511 ASL Centro, 2.409 ASL Nord-Ovest e 1.021 ASL del Sud-Est. In Toscana da ieri sono stati effettuati 1.843 tamponi per un totale di 52.849 su 47.725 persone, e questo è il dato toscano. Ricordo anche che il governatore Enrico Rossi già da 24 ore ha annunciato che la Toscana farà come la Lombardia, mascherine obbligatorie per tutti noi al momento in cui usciamo da casa, ma la Toscana si prende una settimana, sarà questo obbligo sarà in vigore da quando sarà terminata la distribuzione delle 10 milioni di mascherine che sono già iniziate. Se ne prenderanno carico i sindaci, le ASL, i comuni che cureranno la distribuzione. Sono 10 milioni di mascherine FFP1 testate come idonee dall'Università di Firenze, equivalenti alle mascherine chirurgiche. E dunque questa è la notizia toscana. Andiamo a darvi le notizie di sport del giorno di oggi, lunedì 6 aprile. Lega di Serie A, dopo aver approvato nelle ultime riunioni all'unanimità le linee guida sul taglio di stipendi per allenatori, calciatori
e tesserati un terzo se non si riprende l'attività, di un sesto se si riprenderà l'attività nei mesi prossimi. Si ribadisce la convinzione che la ripresa è sì il primo obiettivo, ma che si potrà farla solo e solamente senza rischi quando il governo lo consentirà. Stiamo tutti aspettando gli stati generali del CONI. Tra oggi e mercoledì è già possibile ricevere i primi malati alla palazzina del Centro Federale di Coverciano. Sono arrivati i primi 14 positivi, la struttura ne potrà ospitare fino a 54 grazie alla Federazione Italiana Gioco Calcio. I primi arrivano dalla residenza di Il Bobolino. Bene, questo il presidente degli arbitri, l'Aretino Nicchi, ha detto però, lanciando un grido d'allarme, potremo essere costretti a ripartire senza il VAR. Il capo degli arbitri italiani lancia l'allarme, il monitoraggio avviene in spazi angusti, difficile garantire distanze di sicurezza, e dunque se la Serie A riprenderà probabilmente dovrà cambiare qualche cosa. Notizie da casa ACF Fiorentina. La Fiorentina ha già pubblicato che ha il piacere di comunicare che in seguito a nuovi test clinici effettuati negli ultimi giorni i giocatori Patrick Cutrone, German Pezzeglia, Dusan Vlahovic, che ricordate sono stati i primi tre giocatori viola colpiti dal Covid-19, sono risultati negativi ai test Covid-19. Ringraziamo ancora una volta medici, infermieri e strutture ospedaliere che continuano a prestare la propria assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno in un momento così critico e delicato per il paese e il mondo intero. La Fiorentina è al fianco di Fondazione Careggi e di Fondazione Santa Maria Nuova Onlus con la raccolta fondi denominata Forza e Cuore, che ha superato quota 770.000 euro e grazie alla quale è stata possibile acquistare materiali e strumenti di prima necessità per combattere questa terribile epidemia. Allora, il Consiglio Federale della Pallamano, la FIG, ha deciso ieri mattina, conclusi in via definitiva tutti i campionati. La federazione proverà a far disputare i playoff scudetto maschile e femminile con un primo turno di semifinali dal 1 al 7 giugno, a seguire le finali con ovviamente il solito rispettando i piazzamenti, prima contro quarta, seconda contro terza. Gli abbinamenti della 1 sono pertanto Conversano contro la meravigliosa matricola Raimon Sassari, Bolzano contro Cassano Magnago, se ne vince purtroppo che l'Ego Siena, che ha comandato per lungo tempo all'inizio del campionato la classifica, purtroppo negli ultimi tempi dopo il cambio d'allenatore è ruzzolata al quinto posto ed è rimasta fuori dalle prime quattro. Gli abbinamenti delle semifinali femminile: Oderzo, Mestrino, Salerno, Südtiroler, Brixen. Intanto poi anche nelle coppe europee, nell'Europa League femminile, Mechanic Oderzo, nella EHF Cup maschile Conversano, Bolzano, Cassano Magnago, nella EHF Cup femminile Salerno, Südtiroler, Brix, Espresso, Mestrino. Queste sono le notizie dell'ultima ora. Con naturalmente ci sono le promozioni in Serie A1 maschile Molteno, Cingoli e Albatro, le promosse in A1 femminile Leonessa Brescia, Guerriere di Malo, Cingoli ed Erice. Non ci saranno retrocessioni dalla Serie A1 e dalla Serie A2 e dunque la Pallamano Tavarnelle, finora, fin tanto che la società è il punto di riferimento della Valdelsa, Tavarnelle, Poggi Bonsese e Fiorentina Handball rimangono in A2 insieme anche ovviamente al Poggio e Cagliano. Anche il baseball, che ha posticipato l'inizio, il tentativo di ricominciare la stagione il 14 di giugno. Allora, della 1 ve l'abbiamo detto nei giorni scorsi, due gironi di 5. La 2 trova i gironi che sono i seguenti, tutti i gironi a 5 squadre ad eccezione del girone C che ne avrà 6, pertanto il girone A: Cagliari, Settimo, Senago, Bollate e Brescia, Cervignano, Verona, New Black Panthers, Ronchi, Castelfranco, Bolzano. Nel girone B: Fiorentina Baseball, Firenze Viola Supersport, Sala Baganza, Longbridge,
Athletics Bologna, Oltretorrente e Modena nel girone C, Nettuno 1945, Jolly Rogers Grosseto, Paternò, Lanches e Montefiascone nel girone D. Di conseguenza poi, appena il CONI si esprimerà alla FIBS, e poi vaglieranno anche di come gestire le coppe e poi anche per determinare i rimborsi spesa per le trasferte in Sardegna e in Sicilia. Dall'Elba, e torniamo all'Elba, cambiano le date del Rally Elba. La gara sportiva che doveva svolgersi 23-25 aprile è spostata, intanto si spera 15-17 ottobre. Spostata anche la Legend Cup di mountain bike a Capoliveri, rinviata ad ottobre, gara che aveva visto una selezione di iscritti che già avevano superato le 2000 unità. La gara sarebbe rinviata, la prima data disponibile è quella del 10 ottobre. Noi finiamo qui, vi lasciamo ad un filmato ricevuto dalla Radinantes Florencia, uno dal CON Italia, uno di rugby inviatoci dal nostro amico della palla ovale Norberto Cacio Mastrocola, ed altri filmati che arrivano dalla nostra preziosa regia. Da Stefano Ballerini la più cordiale buonasera, rinnovo l'invito, state a casa, non si esce salvo che per andare a fare la spesa, possibilmente spesa lunga per una settimana, si va eventualmente in farmacia, si va sul luogo di lavoro dopo aver compilato il proprio status di autorizzazione. Grazie, a domani, buonasera dal canale 196 Tele Firenze Viola Supersport.